questa sesta pillola video parleremo del mercato delle blue chips italiane con un percorso che parte dagli old masters per arrivare agli artisti post-war. Gli antichi maestri italiani sono molto apprezzati dal mercato dell'arte e le loro opere raggiungono cifre elevate se proposte su piazze internazionali, dove la loro circolazione ha meno vincoli rispetto a quelli esercitati nel nostro paese. Il sorprendente risultato delle due opere di Giovanni Di Paolo, vendute nel 2019 a cifre milionarie, conferma che i rari e documentati capolavori di questo periodo possono raggiungere notevoli esiti di vendita. Sempre nel 2019 è di grande risalto il record di aggiudicazione, sopra i 26 milioni di dollari, del Cristo deriso di Cimabue. I dipinti di provenienza certa e ben documentati dei grandi maestri del XVI e XVII secolo, come ad esempio Ludovico Carracci, Artemisia Gentileschi e Guido Reni, trovano facilmente nuovi collezionisti o musei internazionali disposti ad acquisirli senza badare a spese. Si tratta di opere museali di grandissimi maestri del passato vendute a cifre molto più contenute rispetto a quelle di artisti famosi e arte moderna e contemporanea. Il numero dei potenziali acquirenti è ristretto, poiché la selezione delle opere esige un grande lavoro di ricerca ed analisi da parte degli operatori, che devono presentare una documentazione quanto più completa ed esaustiva possibile, inerente provenienza, autenticità e conservazione. Tra le opere vendute del Settecento italiano spiccano i risultati incredibili delle suggestive vedute veneziane di Francesco Guardi, la cui aggiudicazione più recente sfiora i 34 milioni di dollari. Mantengono quotazioni milionarie le esecuzioni di pregio di grandi maestri come Bernardo Bellotto, Gian Domenico Tiepolo, e Antonio Canova. Anche in questo caso, le opere di grande qualità e con passato importante trovano facilmente collocazione sia in mani private che presso istituzioni museali internazionali. L'Ottocento italiano è un'età di mezzo tra i maestri antichi e moderni. L'approccio diretto col gallerista è quello più apprezzato dagli appassionati a dispetto delle case d'asta. Sono perciò scarsi i risultati ufficiali di opere importanti in vendita all'incanto. Sono molto ricercati i dipinti degli italiani a Parigi, come Giovanni Boldini, Federico Zandomeneghi, ed il rarissimo Giuseppe Tenitis. Hanno mercato internazionale anche i capolavori macchiaioli, come Alzaia di Telemaco Signorini, o le opere impegnative dei divisionisti italiani come Giovanni Segantini. La sua Primavera sulle Alpi è stata recentemente acquisita in trattativa privata dalla Getty Foundation di Los Angeles. Amedeo Modigliani domina imperioso con cifre monstre, fino a sfiorare i 160 milioni di dollari nel 2018, con il dipinto Nu Couché del 1918 e supera i 34 milioni di dollari con la scultura Tet degli inizi della seconda decade del Novecento. Spiccano nel mercato internazionale artisti caposcuola del futurismo italiano, come l'introvabile Umberto Boccioni, sia con dipinti e sculture, ed il geniale Giacomo Balla.
ottengono ottime realizzazioni i capolavori eseguiti tra il 1915 e il 1920 dai grandi maestri del nostro Novecento anteguerra come Giorgio De Chirico e Carlo Carrà. Nuovo riferimento per Giorgio Morandi è la cifra record per una natura morta ovale del 1940, venduta sopra ai 4 milioni di dollari. Si confermano artisti a mercato internazionale con ripetute aggiudicazioni di alcune decine di milioni di dollari Lucio Fontana e Alberto Burri, le cui opere spesso entrano a far parte di importanti collezioni museali. Si distinguono per brillanti quotazioni maestri come lo scultore Marino Marini ed il geniale provocatore Piero Manzoni. Enrico Castellani e Alighiero Boetti raggiungono spesso cifre di alcuni milioni di euro, alternate a risultati meno brillanti, soprattutto a causa della ripetitività di alcuni soggetti. Sono solide le quotazioni per il naturalizzato italiano Yannis Kounellis, artista caratterizzato dal forte impegno sociale. Le opere di Maurizio Cattelan, grazie allo stile provocatorio anticonformista dell'artista, raggiungono facilmente cifre milionarie. Cattelan fa parte degli artisti glamour o di moda dei nostri tempi. Il possesso di una sua opera può diventare per taluni collezionisti una forma di status symbol. Michelangelo Pistoletto, animatore e protagonista della corrente dell'arte povera, negli anni 60 propone quadri specchianti dove i soggetti vengono tagliati e immobilizzati in un'istantanea, creando un'atmosfera di sospensione surreale. Questa sua icona produttiva lo ha portato a sfiorare i 5 milioni di dollari con l'opera L'uomo che guarda un negativo del 1967.